l'amministrazione comunale di Rocca San Giovanni, nella persona del sindaco Fabio Caravaggio e anche degli assessori, ha voluto rendere omaggio alla sua cittadina più longeva, che oggi festeggia i 103 anni di età. Sì, una festa per tutto il paese, siamo contenti di avere una cittadina che ha ottenuto il record di longevità. Nata nel 1921, ha attraversato tutte le fasi storiche del nostro paese. Nata appena dopo la Prima Guerra Mondiale, ha vissuto il ventennio fascista per poi passare alla Seconda Guerra Mondiale, ha vissuto il periodo della ricostruzione, ha affrontato le diverse difficoltà che la vita appunto porta, fino ad arrivare agli anni 2000, quindi ha avuto anche il piacere di vedere lo sviluppo. Per lei oggi credo sia strano ritrovarsi di fronte ad una telecamera, però sicuramente non ha perso lucidità, non ha perso volontà, non ha perso la grinta che è necessaria appunto per andare avanti. Insieme a tutti i familiari, i parenti, oggi la festeggiamo e per noi è veramente un grande onore e piacere avere un pezzo di storia nel nostro comune. La signora Antonietta Di Toro è la più anziana abitante del comune di Rocca San Giovanni, che oggi in un locale cittadino ha festeggiato insieme ai suoi familiari 103 anni. Cerchiamo di sapere, di carpire da lei i segreti di questa longevità. Intanto vogliamo chiederle, attraverso anche l'ausilio di sua figlia, se c'è un'alimentazione particolare. No, non c'è un'alimentazione. No, non c'è un alimento particolare. Aspetta, lo faccio vedere. Mamma, ha detto che vuol sapere come hai fatto ad arrivare a 100 anni, cosa hai mangiato, cosa hai fatto di buono. Dei pozzi dici, li guai che sono fatti via. No, li guai, cosa hai mangiato di buono? Quello che tenevo. Mangiava tanti peperoncini, ogni volta 7-8 peperoncini a pranzo. I peperoncini sono venuti della presa. Non mi bastava, ma che dice lui? Che cosa? Una chiave, c'era una tavola, le cose, ne portava le saccocce piene di cui. Che cosa ricorda? Che cosa ricorda del suo passato? Che devo già ricordare, lo ricordo che tengo io da bubo e queste sono tenute le guai. Che cosa vuole dire ai nipoti, ai figli, come bisogna fare per vivere bene? Ha detto che ai nipoti e ai figli, cosa ci vuoi dire per vivere bene, per arrivare a 103 anni anche noi tutti quanti? Io non posso dire niente, perché io sono fatigliata, ne ho prese e sono mangiata. E sono tutta la casa, mio marito li sono tenuti. Più di 25-30 anni ammalato, la busta è morta più a 70 anni. Però è andata avanti lo stesso. Sono intervento solo agli finemmo. Grazie a Dio. Quindi una vita di sacrifici. Una vita di sacrifici, dai, una vita di sacrifici. Esatto, io quello che sono passato. Io presso a marito, e lì. A Durmindere, io da che sono arrivata, chissà quante spedini sono cagnite, non li posso contare. Per l'Italia avevo scritto. Però a 103 anni ci sei arrivato lo stesso, vedi? Sono arrivato lo stesso. Con tutto quello che hai passato. Brava. Che cosa vuole augurare ai figli e ai nipoti? Ha detto cosa vuoi augurare ai figli e ai nipoti? Che gli voglio augurare di stare bene? Da stare bene, da essere adubite, da essere tante cose, da fare niente. Di lavorare la prima cosa, la salute, di stare bene. La salute, di stare bene. E di arrivare pure loro a 103 anni, tutti quanti? Sì, ma pure a passarli. Ci rivediamo l'anno prossimo? Se Dio vuole. Se Dio vuole. Che dire, davvero che questo? E non si può mai sapere, eh?